clock and I walk through the empty streets, thoughts fill my head. E che sarà mai? Non è un'esclamazione, è un sostantivo di sostanza, la sostanza su cui dovrebbero essere impostate le nostre esistenze. Lo spunto lo trovo nel libro di Francesco Piccolo, Il desiderio di essere come tutti, vincitore qualche anno fa del premio Strega. C'è una parte che leggo spesso, e leggo spesso anche le mie classi, in modo che qualche seme di quello spirito possa un giorno riapparire nel ricordo di scuola. Oggi, mentre scrivo, io e che sarà mai stiamo ancora insieme. Abbiamo due figli. Lei ha trasformato il che sarà mai in una formula esistenziale costante che continua ad essere la sua caratteristica. In qualche modo ha trasformato il che sarà mai, che era uno sguardo esterno e pacato verso tutti gli accadimenti del mondo, in un coinvolgimento diretto dentro quella pacatezza. Non ha più bisogno di rimarcarlo, di commentarlo, lo ha piantato dentro di sé come un navigatore e non ha bisogno di renderlo esplicito. Adesso, più semplicemente, direi in una sorta di perfezione spirituale, definisce con una frase, in modo didascalico, quello che è successo. Se, come stamattina, nostro figlio, prendendo la tazza, fa cadere il latte a terra, inondando il pavimento, io mi arrabbio, lei dice soltanto, senza muoversi o agitarsi, è caduto il latte a terra. Il tono con cui lo dice fa cambiare completamente significato alle cose che sono accadute. Qualche volta dice in modo più chiaro, vabbè, è caduto il latte a terra. Qualche altra volta può dire, con volontà ancora più sdrammatizzante, vabbè, dai, è caduto un po' di latte a terra, anche adesso che c'è un lago sterminato bianco a terra. Ma la maggior parte delle volte, ecco il punto preciso della spiritualità, lei ripete con precisione didascalica, direi che certifica l'azione che si è appena compiuta, è caduto il latte a terra. Nel riportare ciò che è successo con una frase che traduce in parole l'azione appena avvenuta, che sarà mai vuole sempre dire non è importante, è rimediabile, non è finito il mondo, ci sono cose più gravi, non ci possiamo rovinare la giornata, la vita per una cosa del genere, non ne facciamo un dramma, ti arrabbi sempre, ma che ti importa, poi finisce, puliamo e la tetera non c'è più. In definitiva, che sarà mai? Ma introiettato, come se non fosse più appunto la sua espressione caratteristica, ma fosse direttamente lei. Ora, in una circostanza del genere, il latte a terra e il rimprovero coinciderebbero con un'azione che era stata messa in allarme. Se vuoi prendere il latte da solo, fallo, ma devi stare attento. E di conseguenza una regola di comportamento, un cammino pedagogico, lo vedi? Che se non stai attento non riesci a compiere azioni da solo. Quindi non si può drammatizzare troppo, e forse sto drammatizzando troppo, ma non si può neanche sdrammatizzare troppo, e lei sdrammatizza sempre troppo. Ecco che cos'è che sarà mai. La sdrammatizzatrice dell'umanità. Lei ha detto in questi anni, con quel tono sdrammatizzante, per dire che era rimediabile, sono cadute due terre gemelle, che vuol dire, vabbè, sono cadute un po' di torri, ha vinto Berlusconi, vabbè, ha un po' vinto Berlusconi. Nostro figlio si è fratturato la clavicola. Beh, solo la clavicola. Tua madre si è operata, quindi è viva. È morto Salinger. Beh, era vecchio, comunque non si vedeva mai. Il Partito Comunista non c'è più. Vabbè, ce n'è un altro. L'economia è in crisi, staremo più attenti. In più, quando la situazione si fa troppo tesa e c'è la possibilità che il rapporto tra la sua sdrammatizzazione e il dramma reale sia piuttosto discutibile, è capace di mettere in atto una serie di paragoni peggiorativi che lasciano davvero senza parole. Potevano buttare giù tutti i grattacieli di tutta l'America, poteva morire senza aver scritto Holden, poteva sciogliere il Parlamento, potevamo non essere fertili, tutta una serie di apocalissi assolute e quotidiane. Insomma, la sostanza della sua reazione per ogni evento privato e pubblico è sempre stata, fin dal primo momento e continua ad essere, ma ci vogliamo rovinare la giornata per questo? Ecco. Penso che una parte della nostra sostanza possa essere da noi modificata grazie a scelte e a un modo di prendere le cose che facciamo a poco nostro. Una sostanza che tra le tante altre componenti abbia anche questa cosa dell'e che sarà mai può essere determinante. Non per diventare menefreghisti, indifferenti, cinici, questo no assolutamente, ma per dare il giusto peso alle cose che ci accadono,
riservando l'intensità dei nostri sentimenti, positivi o negativi che siano, in giusta proporzione, in corrispondenza esatta alla misura, all'intensità e alla gravità degli accadimenti. It's 5 o'clock and I